video e come potete ben capire dal titolo è una nell'arte natalizia. Dato che si sta avvicinando il Natale, mi pareva più che giusta fare questa nell'arte, insomma, ecco. Questa è la prima nell'arte, ne farò tre. Allora, oggi ne farò una sola, la prossima settimana ne farò un'altra e mezzo altra settimana ne farò un'altra ancora. Insomma, farò tre nell'arte natalizia, ho deciso di farne tre. E così, se non avete, non so, un'idea o un qualcosa per fare una nell'arte natalizia, dato che si sta avvicinando Natale, se volete potete prendere spunto da queste mie tre nell'arte, insomma, ecco. Allora, l'occorrente che ci serve è questo smalto qui, base. Io vabbè, adesso uso, perché ogni volta cambio la base, cioè nel senso, c'è una 3-4 di smaltini base e ogni tanto ne cambio uno, c'ho quello lì come lo scorso video, quello lì nell'arte molto simpatica. Che ho fatto già il video, ho messo uno smaltino base, quello per far crescere velocemente l'unghia. Questo invece è uno smalto per unghie, ovviamente pure io, vabbè. Base rinforzante anti-giallo, va bene, che poi non è che ce l'ho gialle, va bene. Poi ci servirà un rosso, questo uso della Melissa, questa volta effetto gel. Poi un giallo della Kiko. Poi uno smaltino ovviamente trasparente, questo sempre gel, effetto gel, scusate, per sigillare il tutto, insomma. Poi ci servirà queste pagliettine qua gialle, brilluccicose, poi questi brillantini qua, che dopo noi andremo a applicare questi qui argentati. Poi ci servirà un pennellino a ventaglio, poi un pennellino, ok, un pennellino, non si vede una ceppa. Ecco, a punta fine, poi un dotter, questo qua, semplicissimo, questo per prendere i brillantini, diciamo, dopo lo vedrete, e una tavolozza. Questo è tutto l'occorrente che ci serve. Adesso possiamo cominciare la nail Eccoci qua. art. Allora, come potete vedere, già io la base già l'ho messa. Quindi andiamo con lo smaltino rosso ad applicarlo a monocolore su tutta l'unghia. Continuiamo così su tutte le unghie. Questi gel sono molto belli, mi piacciono moltissimo questi gel effetto, cioè questi smalti effetto gel volevo dire, proprio belli. Poi si applicano benissimo, hanno questo pennellino fino. Dopo andremo ad applicare la seconda passata, ovviamente. Questo è proprio un bellissimo rosso, un rosso scarlatto. Proprio bello. Ecco qua. La prima passata l'abbiamo fatta. Adesso aspettiamo che si asciuga e poi andremo con la seconda passata. Eccoci qua. Allora, dopo che abbiamo aspettato che si è asciugato lo smalto, prendiamo il giallo, lo sbattiamo ovviamente e lo mettiamo. Se ce la faccio ad aprirlo. Ok. Ne mettiamo un po' qua. Un troppo che ci servirà molto. Chiudiamo. Ok. Poi cosa facciamo? Prendiamo il pennellino, questa punta fine, questo qua. Prendiamo un po' di smalto. Poi prendo il cuscino, me lo vedete meglio. Partiamo da qua.
facciamo una riga dritta, lunga. Così. Prendiamo un altro po'. E viene così la righetta. Poi ne prendiamo un altro po' di smalto e la facciamo per orizzontale. Quindi partiamo da qui, arriviamo fino a qua, ci fermiamo, riprendiamo un altro po' di smalto e continuiamo di qua. Così. Ecco qua. Ok. E continuiamo così su tutte le unghie tranne l'anulare, che qui dopo ci vorrei fare un'altra cosa. Quindi partiamo col medio. Riprendiamo il colore, rifacciamo la riga così dritta in verticale. Poi riprendiamo il colore e rifacciamo la riga orizzontale. Partiamo da qua, ci fermiamo qui, così, e poi ripartiamo da qua. Ecco qui, e continuiamo così su tutte le unghie. Ah, il pollice anche, scusatemi, ero scordata. Allora, l'indice, il medio e il mignolo abbiamo fatto così. E il scusate, l'anulare e il pollice ci volevo fare un'altra cosa. Poi, dopo aver fatto le righette, riprendiamo un'altra volta il giallo e facciamo il fiocchettino. Quindi partite da qua, da qui, e fate un'altra riga qua così. E la colorate dentro qua. Quello che è rimasto colorate dentro. Poi vedete così. Poi riprendiamo il colore e fate un'altra riga da quest'altra parte così. Ecco qua, e qui è venuto fuori un fiocchettino. Vedete il nastro, diciamo, con le righette e il fiocchettino qua. Adesso ve lo faccio rivedere qua. Quindi partiamo da qui, facciamo una riga e lo coloriamo dentro. Riprendiamo il colore e facciamo la riga da quest'altra parte. Ecco qua, guardate se è carino. Semplicissimo da fare. Così continuiamo con l'indice e basta, perché il pollice poi voglio fare un'altra cosa. Ecco qua, i fiocchettini sono stati fatti. E adesso prendiamo lo smalto trasparente. Lo applichiamo, aspettate che mi sta a cascare la goccia, ecco, su tutta l'unghia. Ecco qua. Poi adesso prendiamo le paillette, queste qua. Con il pennello a ventaglio oppure coda di pavone si chiama. Prendiamo così un pochino. Ok. Eccolo qua. E le applichiamo qui sopra, così.
dopo averla applicato così, lo sfumiamo col pennellino verso l'alto. Così. Adesso qua ne metto un altro po'. Non deve essere una cosa proprio precisissima. Qui no. E viene così. La stessa cosa facciamo con il pollice. Quindi riprendiamo lo smalto trasparente, lo applichiamo su tutta l'unghia. Poi riprendiamo il pennello e le pagliette, ecco qua, e lo applichiamo. Ok, poi con il pennellino le mettiamo un po' su, insomma, le applichiamo verso l'alto. Bellissimo questo effetto. Poi volendo, senza che lo fate con le paillette, questo effetto qua lo potete fare anche con un gel glitterato giallo, se ce l'avete, lo applicate sempre qui in base, fate una riga qua e poi col pennellino verso l'alto lo sfumate e fa questo effetto qui. Ok, adesso aspettiamo che si Adesso dobbiamo asciuga. mettere i brillantini. Quindi prendiamo la rotella, sciogliamo il brillantino che abbiamo scelto, apriamo la rotellina. E io scelgo questi qua, argentati. Poi cosa facciamo? Aspetta, questo lo levo un attimo. Ok, prendiamo lo smalto trasparente con il dotter, questa punta qua incurvata, va bene anche questa, è per prendere il brillantino, diciamo. Solo questa qui è fatta meglio, fatta apposta così, che va dritta, poi va in giù. Quindi apriamo lo smalto. Anzi, poi una cosa, facciamo prima questo passaggio qua. Prendiamo lo smalto trasparente, lo applichiamo in mezzo al fioco, quindi qui praticamente. Fate così. Facciamo anche quest'altra unghia qua. Ok. Poi con lo smalto prendiamo il dotter, facciamo così, lo prendiamo un pochino da qua. E ci prendiamo il brillantino. Eccolo qui, non so se vede. Va bene. E lo applichiamo qua nell'unghia, in mezzo al fiocchettino. Ecco qua. Poi riprendiamo il brillantino e lo mettiamo qui. Ecco qua. Adesso riprendiamo lo smalto e lo mettiamo in mezzo al fiocchettino, qua no, perché ho fatto un'altra nail art. Ok, poi volendo anche col dotter lo potete prendere da qui, lo smaltino, o se no nella boccetta, vedete voi come vi rimane più semplice, e prendiamo il brillantino e lo applichiamo qua. Così e i brillantini li abbiamo applicati e adesso aspettiamo che si asciuga. Dopo aver aspettato che i brillantini si asciugassero, applichiamo l'ultima passata di smalto trasparente per sigillare il tutto e per renderle anche più lucide le unghie. Questa è la nail art natalizia finita. Bellissima, mi piace moltissimo questa nail art. Bellissima. Ok, questa nail art è finita. Spero che vi piaccia e ci vediamo presto al prossimo video. Un bacio. Ciao.